stata la parte opposta, Shalimov, quindi Kuznetsov. Galiamin, bello il tocco di prima a servire Korneyev, un piccolino che ha giocato ottimamente, parte il tiro ed è un grandissimo gol di Korneyev. Korneyev sblocca subito la situazione dopo appena due minuti di gioco, grandissimo gol di Korneyev. Ho appena finito di dirvi che mi aveva suscitato una grossa impressione nella partita con la Svezia, vedete converge al centro, evita Baresi, lascia partire un siluro di sinistro che si infila proprio all'incrocio, nulla da fare per Zenga, 1-0 per l'Unione Sovietica. Gara fino a questo momento sostanzialmente corretta, vicino al pallone sono i due sampdoriani, Mancini e Vialli, dà l'impressione di volersi allontanare Vialli, proverà il tiro Mancini, pallonetto improvviso per Giannini e palla in gol, grande intuizione e gol di Giannini, che è rimasto anche colpito nell'occasione, vedete l'ottimo servizio da parte di Mancini per Giannini, che si gira e segna, e sugli sviluppi dell'azione poi molto bello il gol di Giannini, vedete probabilmente è stato Chernyshov che ha colpito Giannini al volo. Ha giocato un buon secondo tempo anche quando Vicini è stato costretto a inventare uno schieramento inedito con Eranio e Berti centrali al posto di Giannini. Ora vediamo la serie dei calci di rigore, comincia a battere per l'Unione Sovietica Shalimov. Vedete Shalimov contro Pagliuca. Va Shalimov. Palo! Shalimov coglie l'incrocio dei pali, un tiro, 0 gol per l'Unione Sovietica. Mentre ora per l'Italia va all'esecuzione Berti. Shalimov, vedete, sbilancia nettamente Pagliuca, ma angola troppo la mira. Palo, un tiro, 0 gol per l'Unione Sovietica. Ricordo, serie di 5 calci di rigore. Cornei, l'arbitro, Berti, vedete, per la disposizione corretta del pallone sul dischetto. Berti e para il portiere Cercesov, nulla di fatto dopo la prima serie di tiri. Cercesov intuisce nettamente il tiro di Berti, si distende in tuffo e respinge, nulla di fatto, 1-1. Ora per l'Unione Sovietica va Kuznetsov. Kuznetsov contro Pagliuca. Parte Kuznetsov. Tiro gol. Due tiri e un gol per l'Unione Sovietica. Kuznetsov, vedete, ha tirato senza nessuna indecisione, forte. Intuisce Pagliuca, non può intervenire. Paresi ora per l'Italia. Terra degli azzurri, Franco Paresi. Gol, due tiri e un gol anche per l'Italia, situazione di assoluta parità, c'è tipo naturalmente per gli azzurri, mentre Paresi si tocca una gamba, vedete il suo tiro sicuro, anche in questo caso intuisce Cercesov ma non può intervenire. Ora per l'Unione Sovietica tira Kulkov. Corsa breve, tiri Pagliuca, para Pagliuca, tre tiri, un gol per l'Unione Sovietica. A questo punto
José De Agostini, incaricato dell'esecuzione, segnerà, avremo delle buone prospettive. Gigi De Agostini contro Cercesov. Terreno un po' accidentato proprio nei pressi del dischetto. Tirerà duramente con il sinistro De Agostini, anche per lui rincorsa breve, gol di De Agostini, 3 tiri, 2 gol per l'Italia, che è in vantaggio di un gol a parità di tiri. Fate bene De Agostini, rasoterra, angolato, intuisce Cercesov, non può intervenire. E ora c'è il tentativo per l'Unione Sovietica da parte di Kanchelskis. Kanchelskis per l'Unione Sovietica, Kanchelskis contro Pagliuca, Pagliuca ha parato il tiro di Kulkov. Kanchelskis, giocatore del Manchester Gol, 4 tiri, 2 gol per l'Unione Sovietica, e ora va per l'Italia Bierkovod. Gli consegna il pallone Cercesov, Bierkovod lo mette apposta sul dischetto, parte Bierkovod e batte con molta molta calma e bravura, mandando il pallone da una parte e il portiere dall'altra. Bierkovod, vedete, osserva Cercesov che si sposta troppo presto e non ha nessuna difficoltà a infilare dalla parte opposta. Attenzione, c'è ora l'ultima serie di tiri dal dischetto, l'Unione Sovietica è dietro di un gol ed ora all'esecuzione per l'Unione Sovietica va il giocatore Mostovoi. Mostovoi contro Pagliuca, fuori, e non occorre nemmeno tirare l'ultimo calcio di rigore, l'Italia vince il torneo quadrangolare pre-europeo di Svezia, battendo ai calci di rigore l'Unione Sovietica. Unione Sovietica che ha sbagliato 3 rigori su 5, Italia dunque che vince con il punteggio di 4-3, però ai rigori l'Italia non ha tirato nemmeno l'ultimo calcio di rigore perché non c'era necessità di doverlo fare.